The latest on the brutal weekend cold snap that swept over much of the country, killing at least 55 people. That historic storm and life-threatening deep freeze blanketing much of the country as millions hit the road for the holidays. Una parata di fiumi atmosferici ha colpito la costa occidentale, producendo precipitazioni quasi record, innescando inondazioni e frane e rovesciando gli alberi. Ora, un altro fiume atmosferico, o striscia di profonda umidità tropicale con acquazioni torrenziali e forti venti che accompagnano, è destinato a battere il Golden State nei prossimi giorni. Utilizzando modelli precedenti, si pensa che potrebbe durare 10 giorni o più. L'ufficio del Bay Area National Weather Service ha emesso avvertimenti insolitamente severi sull'avvicinarsi della tempesta, descrivendola come un sistema davvero brutale che deve essere preso sul serio. Hanno avvertito che un fiume atmosferico si abbatterà sulla California. Il fiume atmosferico è collegato a un sistema di bassa pressione in rapido rafforzamento sul Pacifico nord-orientale che si intensificherà abbastanza rapidamente da essere classificato come un ciclone bomba. Le bombe meteorologiche prendono il nome dal loro sviluppo esplosivo, che include un rapido calo della pressione dell'aria che crea un effetto simile al vuoto, permettendo alla tempesta di innestare aria e generare forti venti. L'imminente episodio è stato classificato come evento di categoria 3 dal Center for Western Weather and Water Extremes, un'organizzazione di ricerca che classifica i fiumi atmosferici su una scala da 1 a 5 in base alla loro intensità e durata. Tuttavia, tale valutazione non tiene conto del terreno saturo prima della tempesta delle piogge precedenti, che renderà più probabili le inondazioni e aumenterà il rischio di alberi abbattuti. Il Nord America ha visto una stagione invernale sorprendentemente gelida e nevosa negli ultimi due anni. Alcuni stati sono stati colpiti più duramente di altri, in particolare il Texas, dove i residenti sono stati colti di sorpresa da due inverni consecutivi gravemente freddi. Le questioni sono state aggravate dalla tempesta invernale nordamericana del febbraio 2021, chiamata ufficiosamente Viola, e quest'anno probabilmente non ci sarà eccezione. I meteorologi e le reti di previsioni meteorologiche in tutto il continente hanno avvertito che questo inverno sarà altrettanto difficile come il precedente. Hanno avvertito i residenti di prepararsi per il maltempo. La precedente stagione invernale in Nord America è stata senza precedenti, con due focolai di tornado separati. L'inverno nordamericano del 2021-2022 non è stato così duro come quello precedente, ma ciò non significa che alcuni eventi importanti non si possano verificare durante questo periodo di tempo. Due focolai di tornado hanno devastato il continente a metà dicembre, seguiti da una grande tempesta invernale nel sud a metà gennaio. Inoltre, una grande bufera di neve ha colpito la costa nord-orientale verso la fine di gennaio. Febbraio ha portato con sé una tempesta invernale ad ampio raggio e significativa che ha colpito quasi tutta la metà orientale del paese. Altri eventi significativi sono stati una tempesta invernale di fine stagione che ha colpito i monti Appalachi a marzo e una grande bufera di neve che ha colpito il nord e il sud Dakota a metà aprile. Durante la stagione invernale 2021-2022, quattro tempeste sono state classificate nell'indice regionale delle nevicate, tuttavia nessuna di esse ha raggiunto la categoria principale. Il 12 ottobre si è formata una grande tempesta invernale negli Stati Uniti occidentali, dando il via alla stagione invernale 2021-2022. Ciò ha portato ad alti accumuli di neve di circa 71 cm nella maggior parte dell'Intermountain West, oltre a più di 80 salvataggi nello Utah a causa di condizioni simili a bufere di neve. Questo sistema da solo ha causato circa 50 milioni di dollari di danni. Questo è stato seguito da una pausa invernale di un mese a causa delle cattive condizioni per le tempeste invernali, ma l'11 novembre una bufera di neve ha iniziato a formarsi in tutto il Canada centro-meridionale e nell'Upper Midwest. Il mese di dicembre 2021 è stato un mese caldo record dai dati registrati dal 1888. Le temperature in 10 stati, tra cui Texas, New Mexico, Louisiana, Alabama, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Kansas, Missouri e Nebraska, hanno stabilito nuovi record a dicembre. Tuttavia, all'inizio della metà di dicembre, un importante sistema ha prodotto uno storico focolaio di tornado e un tempo invernale, in particolare nell'Upper Midwest. Dopodiché è seguita pochi giorni dopo un'altra grande tempesta che ha creato un'epidemia di tornado ancora più grande, con venti
venti tremanti attraverso le alte pianure. La tempesta è stata classificata come un evento fluviale atmosferico di categoria 3 e ha scaricato molta pioggia e neve negli Stati Uniti occidentali. Durante la tempesta il monte Tampilpio, una montagna nella San Francisco Bay Area, ha ricevuto più di 20 centimetri di pioggia. Questo evento ha portato oltre 2 pollici di pioggia a San Francisco. Circa 150 centimetri di neve sono stati registrati a Pine Creek, in California. A seguito di questa tempesta, che ha aumentato il manto nevoso dello stato dal 19% normale all'83%. Una serie di tempeste invernali ha generato un'ondata di freddo e forti nevicate in sezioni della costa occidentale, in particolare nella regione nord-occidentale del Pacifico, da fine dicembre all'inizio di gennaio. Il 26 e 27 dicembre più stazioni meteorologiche hanno registrato temperature basse da record, in particolare a Washington. Seattle ha ricevuto 23 cm di neve a dicembre, che era superiore alla normale media invernale della città, con alcune aree che hanno ricevuto più di 30 cm. Un'altra tempesta ha chiuso molti passi di montagna nelle Cascade Range il 6 gennaio, lasciando solo un percorso est-ovest attraverso Washington. Diverse tempeste di neve aggiuntive si sono verificate nel gennaio 2022 con temperature costantemente al di sotto della media. Una di queste tempeste è stata la grave tempesta invernale che ha colpito la metà orientale del paese a metà gennaio, portando neve e ghiaccio nella zona, spingendo Georgia, Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud a dichiarare lo stato di emergenza, in preparazione della tempesta. L'evento più degno di nota si è verificato alla fine di gennaio, quando una massiccia bufera di neve ha devastato gli Stati Uniti nord-orientali il 28 e 29 gennaio. Questo ha scaricato da 2,5 a 7,6 cm di neve in tutto il New England, ma i suoi effetti erano diffusi. Le condizioni di bufera di neve sono state segnalate in molte località, tra cui Providence, Boston e Worcester. Un'altra grande tempesta invernale ha colpito il Nord America all'inizio di febbraio, scaricando neve in luoghi a sud del Texas e a nord del Maine, anche se non è stata così terribile come la tempesta dell'anno precedente, che ha effettivamente chiuso la rete elettrica dello stato. A parte alcune tempeste di neve concentrate in alcune regioni, principalmente nel nord-est, il resto di febbraio ha avuto alcuni lievi eventi invernali. Tuttavia, l'attività è aumentata di nuovo a metà marzo, quando un grande inverno ha colpito una vasta gamma di luoghi, dalla Louisiana al Maine, portando da 15 a 46 centimetri di neve. Un'altra grande bufera di neve ha colpito il Dakota a metà aprile, facendo cadere circa 100 centimetri di neve, il che è stato senza precedenti per questa fine della stagione. L'evento più degno di nota dell'inverno precedente era avvenuto alla fine di maggio, quando una tempesta di neve tardiva, record, ha colpito il Colorado pochi giorni dopo che la temperatura aveva raggiunto 32 gradi Celsius. Con la precedente stagione invernale eccezionalmente drammatica, le persone si stanno preparando per la stagione 2022-2023, che è già arrivata, e gli esperti hanno avvertito che sarà dura. Anche se l'inizio formale dell'inverno era il 21 dicembre, varie organizzazioni hanno già pubblicato le loro previsioni nazionali. La maggior parte delle previsioni dei meteorologi concorda sul fatto che gli stati meridionali vedranno un inverno più secco e più caldo del solito. Il Midwest settentrionale e di livello, così come l'Ohio Valley, hanno il più grande potenziale di condizioni meteorologiche fredde e tempestose. Queste condizioni sono tipiche di quelle che sorgono durante gli eventi della Niña. La Niña dovrebbe dominare per il terzo anno consecutivo questo inverno. Alcuni si riferiscono a questa stagione come una storia di due inverni, perché i meteorologi prevedono che il tempo dividerà il paese a metà quest'inverno. Per alcuni questo sarà l'inverno più memorabile, mentre per altri sarà il più terribile. Una metà del paese avrà a che fare con un freddo agghiacciante e montagne di neve, mentre l'altra metà potrebbe anche non rendersi conto che sia inverno. Le condizioni invernali inizieranno sul serio durante i primi 3 mesi. Il recente ciclo solare 24 ha avuto il livello più basso di attività solare in quasi un secolo. Ora siamo entrati nelle prime fasi del ciclo 25, che dovrebbe raggiungere il picco intorno a luglio 2025 e produrre meno attività. Ciò indica che in media si osserveranno temperature più basse in tutto il pianeta. La maggior parte degli Stati Uniti potrebbe essere più fredda del solito quest'inverno. Tuttavia, la parte occidentale del paese sarà piovosa e mite, con forti piogge. Le temperature invernali saranno più miti, dalle montagne rocciose alla costa occidentale, così come in Alaska e alle Hawaii, in netto contrasto con il resto del paese. Le precipitazioni saranno al di sopra del normale, dal Maine al sud-est della Virginia, così come in Florida e Missouri. L'inverno sarà freddo e nevoso nel Midwest e lungo la costa orientale. Gli esperti hanno avvertito la parte orientale degli Stati Uniti di prepararsi per una stagione fredda potenzialmente da record. Le temperature nel profondo sud e in Texas potrebbero scendere a meno 13 gradi Celsius. La maggior parte del paese, tra la costa orientale e le montagne rocciose, sperimenterà temperature più fredde del normale. Dal New England centrale
centrale attraverso la Carolina del Nord, dai bassi grandi laghi nell'Ohio, Tennessee, dalle pianure meridionali alle pianure più settentrionali, attraverso Washington orientale e attraverso il terreno più alto delle montagne rocciose meridionali e della California, ci saranno sostanzialmente più nevicate del solito. Le temperature gelide si tradurranno quasi certamente in totali nevicate superiori alla media nella maggior parte degli Stati Uniti orientali. L'inverno persisterà fino al 28 febbraio secondo le linee guida meteorologiche, tuttavia si prevede che si verifichino tempeste invernali al di fuori di questi limiti. Le temperature nel Pacifico nord-occidentale e nelle pianure settentrionali dovrebbero continuare al di sotto del normale, secondo il centro di previsione del clima dell'Amministrazione Nazionale Oceanic and Atmospheric. Il 17 ottobre la penisola superiore del Michigan è stata colpita da un freddo all'inizio della stagione, con alcuni luoghi che hanno ricevuto da 30 a 46 cm di neve e oltre 30.000 persone che hanno avuto problemi di energia. Secondo quanto riferito, l'aria fredda ha battuto i record nel Midwest e nel profondo sud nei tre giorni successivi. Un centinaio di auto sono state ammucchiate a Denver a seguito di una tempesta invernale, conclusasi con un tornado. L'esplosione vulcanica subacquea Unga Tonga all'inizio dell'anno ha rilasciato grandi quantità di vapore acqueo nel cielo e persino nella stratosfera. Finora non è stata condotta alcuna ricerca per spiegare gli impatti di questa eruzione sul clima e sul clima globale, ma alcuni scienziati hanno previsto che potrebbe influenzare la stagione invernale di quest'anno. Secondo loro, un eccesso di vapore acqueo nell'atmosfera potrebbe provocare una maggiore neve. Questa configurazione invernale, secondo il meteorologo senior di AccuWeather Paul Pastelok e il suo equipaggio, è complicata da molteplici ragioni, tra cui l'eruzione del vulcano Unga Tonga. A causa delle temperature oceaniche più calde del normale, gli esperti di AccuWeather prevedono una stagione di forti temporali più attiva negli stati del sud-est. Pastelok ha anche notato che l'aumento delle temperature dell'acqua potrebbe aiutare nello sviluppo di un sistema potenzialmente grande che influenzerebbe la costa orientale nella seconda metà dell'inverno. Non c'è dubbio che ci sarà molta neve. Alcuni luoghi degli Stati Uniti, come Nashville, non vedono neve fino a dicembre. Altri, come le montagne rocciose, possono avere neve già a ottobre. Sorprendentemente, gran parte del paese ha già avuto neve quest'anno in abbondanza ed è un po' prima del solito. Ascoltiamo i tuoi pensieri a riguardo nella sezione dei commenti qui sotto.